Allora, dato che ancora non ho la cucina, e ho questo con cui cucino adesso, vi faccio vedere un po' la mia spesa, che è un po' definitivamente particolare, devo dire. Oddio, con questa cosa sembro... quelli che fanno le mamme. Beh, sono una mamma, quindi. Pacchetto numero uno con... no, mi sono sbagliata. Ho preso una bustina piccola, vabbè. Comunque, forse stelle bimbe. Piadina. Sugo. Questi sono sugo già pronti. Ho ricomprato il mio pesto preferito. Che è il mio pesto preferito, è anche il pesto preferito di Zoe. Noi lo adoriamo. Mele per Zoe. Uva che mi ha chiesto la Lara. E pomodori da fare adesso a pranzo. Kinder pinguì che piacciono da morire alle bimbe, mozzarella. Nell'ultima busta ci dovrebbe essere la cosa più interessante di tutte. E infatti c'è. Allora, vabbè, parte salva slip che è inutile che vi faccio vedere. Abbiamo la tinta che si è appena aperta, tinta per capelli. Poi ho preso shampoo e bagno doccia per le bambine. Ma perché tutto questo? Ora vi spiego, in realtà c'è la spiegazione. Allora, perché tutto questo? Perché praticamente, che cosa è successo? Io non devo andare nell'effettivo a rifare nell'effettivo il colore vero e proprio, quindi non devo toccare le radici o altro. Il problema sono le punte, che non sono ancora, non ho raggiunto ancora il colore che voglio io. E in questo momento, per una serie di motivi, soprattutto organizzativi, non ci posso tornare dal parrucchiere, sia per il tempo che per altro. Sto facendo veramente tante cose al lavoro in questo momento, non riesco proprio a prendermi quelle 2-3 ore per andare al parrucchiere, veramente non riesco, perché poi se devo andare al parrucchiere devo anche sistemare la rezza da qualche parte, e in questo momento, guardate, veramente sono in un periodo molto molto pieno, che per carità da una parte amo, adoro che sia così pieno, adoro che sono piena di cose da fare, adoro che faccio tante cose, ma dall'altro è veramente complicato sistemare tutto, e quindi ho pensato, nel frattempo che sto in posa per cercare di sistemare appunto le punte, perché poi i capelli, il parrucchiere, io, lo sapete, mi sono trovata da Dio quel parrucchiere, lo adoro, lo amo alla follia, ma finché appunto sono soltanto le punte da sistemare, ho detto vabbè, sai che c'è, proviamo a farle, tanto mal che vada mi tingo tutta di nero, perché si vive una volta sola nella vita, e soprattutto io amo farmi queste cosine da sola, quindi è proprio un istinto, cioè io ogni tanto devo prendere la tinta in mano e fare qualche cavolata, perché adoro così, però sono un'adulta responsabile delle mie azioni, quindi se mi brucio i capelli non vi preoccupate, è colpa mia. Comunque, detto questo, poi dal parrucchiere ci torno, però in questo momento, dato che proprio adesso fisicamente non ho tempo e altro, ma lunedì ho delle cose importanti da fare, anzi domenica e lunedì, perché ho due incontri importanti, uno con un cliente, anzi con due clienti, e un altro con una persona che deve lavorare con me, ho detto senti, sai che c'è, questo weekend, dato che comunque ho entrambe le bimbe e non ho proprio possibilità di lasciarla a nessuno per andare al parrucchiere e portare Zoe con me al parrucchiere, è un po' complicatino. Poi oltretutto, non so se avete notato, ma adesso ho Ash in casa, quindi devo ancora fargli capire che questa è casetta sua, insomma troppe cose, al lavoro appunto non posso mollare nemmeno per un paio d'ore, quindi, cioè più che altro perché non sarebbero un paio d'ore soltanto, perché vai, ritorna, le bambine, troppo complicato, quindi ho detto sai che c'è, faccio io, per questa volta faccio io, la prossima torno lì. Anche perché tornare da Luca è tipo tornare a prenderti una coccola, letteralmente. E qualche sgridata probabilmente. Se mi stai guardando, va tutto bene, tutto ok, tutto sotto controllo io, sicuramente. Detto questo, finisco di montare un video e poi devo fare il pranzo per le bimbe, quindi ci vediamo tra 5 minuti. Cioè, capito? Sta no. Momento apprezzamento gatto bellissimo. Momento apprezzamento gatto bellissimo. Apprezziamo tutti, gatto bellissimo. Momento apprezzamento, gatti. Hai fame, Zoe? Sì, andiamo a mangiare? Facciamo pranzo? Perfetto, andiamo. Ok, abbiamo organizzato un pranzetto niente male, con in realtà... era anche molto estivo. Sì, oh, aspetta che dove... devo avvicinare Zoe, ecco. Abbiamo organizzato, adesso ve lo faccio vedere meglio. La focaccia, Zoe! Anche io ce l'ho. La focaccia, certo. Allora, dato che fa caldo, abbiamo organizzato, esatto, pomodori, mozzarella e focaccia. Andiamo. Momento di coccoline ad Ash. Dove siete?
succede? Tutti. Ok, dopo pranzo tutti i cuccioli stanno riposando, lì c'è Zoe e di là c'è Lara che si sta guardando i cartoni, quindi la mamma ha un momentino per sé, anche perché ho quasi finito di lavorare al computer e mi sono messa qua dentro per comodità per lavorare, perché di là le bimbe giocano, quindi per avere un po' più di silenzio. E tocca ai miei capelli. Questo è il primo. Il primo. Ok, ho scelto questo da fare prima. E nel caso... Il timer è passato, ma a me sembra che non ha fatto nulla. Boh, vabbè, mi sciocco. I'm blonde. Dalla telecamera però non rendono. Allora, ho sistemato un pochino in giro la casa, che insomma era ancora sistemata, però un pochino. E in questo momento sono con la Lara che si sta facendo la doccetta. Lei l'ha già fatta stamattina. Asciugherò io i capelli a Lara perché li vuole belli. No amore, te li districo fuori. Sono un po' particolari di capelli, meglio che te li districo io con calma fuori. Guarda, tanto, guarda, questa volta abbiamo mantenuto la maschera per capelli tanto, quindi stai tranquilla che i capelli saranno morbidissimi. Stavolta gliel'ho fatta tenere. Vabbè amore, succede che cadono i capelli. Oggi gliel'ho fatta tenere per un bel po'. E niente, adesso come li vuoi? Ricci o ti faccio i boccoli? Scusa, lisci o ti faccio i boccoli? Boccoli. Boccoli, ok, quindi adesso farò una piega boccolosa alla Lara. Non vedo l'ora. Cane e gatto che si rilassano tranquillamente. Ah, Asha che si... Che cosa stai facendo? Ti rilassi mezzo secondo, guarda il gatto che è tranquillo. Non si può bubucente te. Oddio, io voglio i coccoline. Oddio, che bellini. Stiamo facendo una piccola pazzia. Ci siamo messi a fare la pappa sul balcone. Ci siamo messi con una coperta. L'avevo preso da sport. E tra poco mettiamo il tablet con un film. Ci vediamo. Bel panorama. Che figo però. Chiedimi se sono felice. Una meraviglia allucinante. A parte Zoe che non ho capito cosa sta facendo. Ah ok, mi si è messa addosso. Stiamo cenando guardando la luna e così sembra distante, eh? È uno spettacolo? Così sembra distante in realtà dalla telecamera, ma si vede molto bene, è molto più vicina di quello che sembra. Troppo bello, è rilassante, è bello. Chi è contenta? Chi è contenta? È il primo nostro vero picnic. Questo è quello che piace a te. No, questa è quella che ha fatto finta, giusto?